l'azione del secondo tempo e dobbiamo ripartire da lì. Il primo tempo obiettivamente non abbiamo fatto benissimo, probabilmente ci dovevamo ambientare, dovevamo capire dove eravamo tutti e ci sta, però sono felice, sono contento perché la squadra ha dimostrato sul campo che sta lavorando sodo. Un Barletta dai due volti è quello che ha ceduto ai rigori al Bitonto nel primo turno di Coppa Italia di Serie D, al Puttilli l'1-1 dei tempi regolamentari, seguito dalla lotteria dal dischetto con il penalty decisivo fallito da Sepe, la successiva trasformazione di Murillo ha messo in mostra una duplice versione della stessa squadra, timida nella prima ora di gioco, decisamente più padrona del campo negli ultimi 30 minuti, lo riconosce anche mister Ciro Ginestra. Siamo stati due squadre diverse tra il primo e il secondo tempo. Contro il Bitonto la base tattica è stata nel solito 3-5-2, privo però di elementi di esperienza come Silvestri e Lobosco in una difesa guidata da Bramati al centro e da Sapri tra i pali. Al centrocampo è mancata sveltezza nella manovra, complici anche i pesanti carichi di lavoro della Precision, mentre hanno convinto gli esterni. Preziosa l'esperienza di Schelotto, buono l'impatto di Venanzio, subentrato a Rizzo e autore dell'assist per il pareggio di Ngom. In attacco l'allenatore crede nella versatilità di Russo e aspetta il miglior di piazza. Anche da punta Russo può fare la differenza, deve imparare ancora di più nella gestione della palla, giocare a due o tre tocchi quando siamo nella nostra metà campo e poi può diventare letale anche lì. E deve puntare a fare dai 12 ai 15 gol perché ce l'ha nel sangue. Di Piazza si è allenato 10 giorni bene, ha avuto la possibilità, oggi ha fatto secondo me una buonissima gara, ha fatto delle rincorse che non gli avevo mai visto fare, quindi probabilmente si è reso parte del progetto, della squadra, e questo è il Piazza che noi vogliamo. Poi al di là delle situazioni che possono capitare, anche lui ci ha avuto una palla gol, ma i gol li faranno gli attaccanti. C'è poi il pubblico, anche contro il Bitonto, nella prima domenica di settembre il Puttilli ha risposto presente con circa 3.000 spettatori sugli spalti. Il dispiacere che ho è quello di non aver festeggiato insieme alla nostra gente perché lo meritavamo probabilmente per quello che abbiamo espresso soprattutto nei secondi 45 minuti. Però se riusciamo a trascinare la gente con questo tipo di prestazione del secondo tempo, probabilmente la gente capisce, ci dà una mano e ci può spingere veramente a vincere le partite come d'altronde ha fatto il secondo tempo, ci ha fatto riprendere la partita, insomma. Testa ora al campionato con più di qualche dubbio di formazione da sciogliere e un calciomercato che resta aperto fino al 16 settembre. Domenica sarà tempo di avviare il cammino nel girone H con la trasferta sul campo della Paganese, trasmessa in diretta su Telesveva. Il Barletta debutterà tra le mura amiche il 17 settembre contro i campani del Santa Maria Cilento, mentre il derby con la Fidelisandri è fissato per il 19 novembre al degli Ulivi. Chiusura di campionato sul campo dell'Angri il 5 maggio del 2024.